Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Belén Rodríguez, icona di bellezza e personalità mediatica in Italia, si prepara a compiere 40 anni e riflette sulla sua carriera e immagine. Prossima al lancio di due nuovi programmi per il gruppo Warner Bros. Discovery, si concede un'intervista al Corriere della Sera. Belén parla senza filtri di invecchiare, chirurgia plastica e provocazioni. Arrivata in Italia nel 2008 con pochi soldi in tasca, Belén è diventata un vero e proprio brand di bellezza e successo. Nonostante il passare degli anni, si mostra serena riguardo all'età e alla sua immagine. Ammette che il suo corpo non è più quello di una volta, ma non si lamenta, ringraziando la genetica. Riguardo alla chirurgia estetica, Belén difende la libertà di ogni persona di fare ciò che ritiene necessario per sentirsi bene con se stessa. Nonostante venga vista come una provocatrice, Belén non si identifica come un influencer, ma la sua presenza sui social è imponente. Le sue belenate non passano inosservate, come la recente performance su Instagram con un intimo audace. Oltre ai nuovi programmi televisivi, Belén affronta il gossip che la circonda, in particolare riguardo alla sua relazione con Stefano De Martino. Nonostante i cambiamenti nella sua vita sentimentale, Belén affronta con serenità gli haters e le critiche. Guardando al futuro, non si pone limiti e non esclude un ritorno sul palco di Sanremo. Con una buona dose di autoironia, affronta la sua popolarità e la sua vita con consapevolezza. Interviste e programmi televisivi la vedranno protagonista nei prossimi giorni, confermando il suo...